mi permetto in chiusura, mentre vi sto per invitare a bere insieme un aperitivo, di chiudere con due cose e spendere anche un po' di soldi, perché se non decidiamo, cioè, se decidiamo, questo secondo me è un vizio proprio intellettuale veramente bislacco, per sperare che si possano fare gli investimenti sulla base di, possa fare l'innovazione con investimenti che tiro fuori dai risparmi che, dell'innovazione che ancora devo fare, mi sembra che, boh, non lo so, funzioni poco. Prima investo, dopo che ho investito raggiungo dei risultati, con questi risultati faccio i risparmi e reinvesto per avere risparmi successivi. Così fa qualsiasi azienda al mondo. Io faccio l'imprenditore di azienda medio-piccola, ho degli imprenditori di aziende molto grandi, mi sfido a dire che fanno diversamente. L'altra cosa importante, e poi chiudo, è uscito fuori un punto chiave nel discorso di Emilio Frezza finale, il commitment. Allora, queste cose funzionano solo se c'è, ci vuole tempo, la curva d'apprendimento, siamo molto avanti, eccetera, eccetera, ma solo un commitment forte, anche politico, può aiutare cosa? A mettere d'accordo i soggetti terzi, che diceva Bua, cioè che io non mi debba trovare con una pubblica amministrazione che ha accettato di non avere il certificato e poi in banca devo portare il certificato, o l'assicurazione, cioè che possa lavorare in un ambito di coerenza nazionale su questi progetti. Possa riaffermare la pubblicità del dato, cioè l'essere pubblico del dato come bene comune. Possa puntare a quel tema chiave, importantissimo, di cui noi abbiamo parlato tante volte, faremo un convegno il 9 ottobre su questo, se vi interessa cercatelo sul nostro sito, sul tema della dematerializzazione, cioè questi sono, è un altro punto chiave, che è solo un forte commitment politico che veda nella coerenza questo progetto, cioè veda il grande progetto SPC nella coerenza di un grande progetto paese, può portare avanti. E per ultimo, ma non ultimo, questo tavolo di regia di cui parlavamo in fondo, cioè tutto questo non è realizzabile senza un forte commitment politico, quindi invitiamo le aziende a fare il loro lavoro da aziende, le amministrazioni e il CNIPA a fare il loro lavoro di amministrazioni, il CNIPA il loro lavoro di supporto e agenzia tecnica all'innovazione, e invitiamo la politica a fare la politica, cioè a prendere delle decisioni che siano coerenti con l'impegno e con i soldi che ci abbiamo messo. Questo è un po' il senso finale. Se questo sarà fatto, questo progetto non sarà messo nel novero delle riforme mancate, ma sarà in effetti, secondo me, un grande motore per poi far rifunzionare altre cose, l'engineering, l'identificazione, l'identità federata, tanti altri termini, il CAD stesso, lo stesso codice dell'autonomia dell'amministrazione digitale può funzionare solo, questo ne è il presupposto, ma lo stesso federalismo, perché se noi più abbiamo bisogno, più andiamo verso uno spinto federalismo, più abbiamo bisogno di strutture, di infrastrutture condivise che facciano passare l'informazione, non c'è dubbio, altrimenti stiamo parlando di non di federalismo, ma di secessioni, io non le auguro a questo paese. Con questa speranza, quindi, che questo progetto si iscriva sempre di più in un grande progetto paese, in cui l'information technology non sia considerato come uno strumentino per far lavorare meglio e più in fretta quello che già si faceva, ma come effettivamente una leva di cambiamento, ci andiamo a bere un aperitivo. Grazie e alla prossima.